Progetto mio di Valeria è una breve inchiesta sul gioco d'azzardo in Italia. Perché, se lo Stato ci guadagna così poco, incita l'incremento di questi giochi? È venuto fuori che le società concessionarie finanziano le varie campagne elettorali. Il discorso che mi stava più a cuore era relativo alla realtà dei precari, dei giovani e dei meno giovani. Ho pensato che fosse bene anche riflettere un po' su quello che è il nostro ambiente, il nostro mondo, il mondo dell'informazione. Ho realizzato un servizio di 5 minuti sulla crisi dell'editoria. Ci sono alcuni giornali di partito, di cooperative che sono in crisi per un taglio ai fondi all'editoria che è iniziato nel 2009. Il mio progetto è un progetto dedicato alla nevicata, alla grande nevicata. Roma viene esaltata da questo mantello che la neve produce sui monumenti, sui palazzi, sui tetti. Questo è un po' quello che ho cercato di raccontare. Per il mio progetto mi sono occupata della chiusura di due consultori in una zona periferica di Roma, la zona di Torpigna a Tara. E i consultori in quella zona sono molto importanti perché sono anche un luogo di socializzazione e integrazione con persone provenienti da altri paesi. Io il flusso di lavoro lo vedo così: la prima cosa è guardare il girato, scalettarlo, poi si comincia a assemblarlo sulla timeline, poi si trimma il progetto, si fa un taglio più sottile, più fino, si missa l'audio, si mettono gli effetti, si fa un po' di correzione colore, si esporta e si archivia. Ma quello che mi sta a cuore fondamentalmente è quello di far capire quello che c'è dietro, l'atteggiamento che c'è dietro ognuna di queste fasi. Questo è quello che mi interessa. Fai qualche cosettina, girarla qui, montarla qui, esportarla qui, archiviarla qui, capito?